So che Ted non è il titolo per cui mi conoscete, ma è anche una delle serie videoludiche preferite, oltre a quella di Xenoblade. Motivo per cui oggi vi porto questo nuovo video analisi molto breve riguardo al trailer che Nintendo ha rilasciato durante la Nintendo Direct. E dopo una lunga attesa, finalmente ha confermato l'uscita di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom per il 12 maggio 2023. Ma non solo, hanno anche mostrato qualche nuova informazione sul titolo in questione. Mentre i primi trailer mostravano Link e Zelda addentrarsi nei sotterranei di Hyrule, dove incontrano Ganondorf bloccato da una grande mano verde, e Link che poi deve salvare Zelda con la spada deformata e un braccio maligno. Questo nuovo trailer si apre con la rappresentazione di una scultura dove vengono rappresentate delle importanti figure. La scena pone l'attenzione sulla guerra tra i mostri della calamità e degli uomini misteriosi armati di spada e scudo, che potrebbero essere i soldati di Hyrule. In seguito a questa rappresentazione appare un'arcana figura semi-umana, identificata come una grande divinità, in cui intorno ad essa vengono rappresentati sette elementi simili a delle lacrime che cadono verso il basso, che possono riferirsi al nome del titolo. In questa grande scultura fanno apparizione due umani dai capelli lunghi, che potrebbero assomigliarsi, ma in questo caso possiamo vedere Ganondorf con il suo corpo sospeso nell'aria, che sembra essere rappresentato come nel trailer iniziale, e poi Zelda che sembra incrociare la sua mano con un'altra, di cui vedrete la persona alla fine del trailer. Dopo aver posto l'attenzione sulla grande figura, troviamo Link, che apre una grande porta in cui vengono rappresentati i due draghi del logo del titolo, e lui che corre e salta giù dall'isola per andare ad Hyrule. Poiché Link ha la capacità di invertire il tempo, come abbiamo visto nel secondo trailer, possiamo vederlo mettere in pratica questa sua abilità utilizzando un grande masso per ritornare nel cielo. E quindi presumo che su Hyrule troveremo molte di queste pietre che ci permetteranno di viaggiare tranquillamente tra la terra e le isole sospese, grazie a questa nuova meccanica del tempo. In una breve parte lo vediamo scalare una radice di un albero indossando un abito primitivo come nel primo trailer e poi cadere dal cielo atterrando su una specie di uccello creato dagli Zonai. Per chi non sapesse, gli Zonai sono una forte tribù di detentori di magia che sono scomparsi misteriosamente migliaia di anni fa. Non sappiamo molto della loro sparizione, ma le prove della loro esistenza sono proprio i labirinti e le rovine che trovate nelle varie terre di Hyrule. Osservando a distanza possiamo vedere un grandissimo numero di isole nel cielo e una grande quantità di potere malvagio proveniente dal vulcano. Nel mentre Link vola nel cielo, vediamo in basso a sinistra lo stesso identico vortice di energia verde del primo trailer, e su una grande pietra viene rappresentata la figura Zonai illuminata di verde, che sembra richiamare la divinità della scultura. Il trailer si conclude con i due draghi che si mordono la coda e l'apparizione del titolo in cui la spada riprende la sua forma grazie all'energia verde che completa il suo pezzo mancante. Collegando Zelda con Xenoblade Chronicles 3 abbiamo il tema dell'Ouroboros. Come vi spiegai nel vecchio video analisi di Xenoblade Chronicles 3, in questo caso abbiamo due draghi che si mordono la coda e che formano un cerchio rappresentando l'eterno ciclo della vita e della morte, nonché della disperazione e tristezza, visto che stiamo parlando delle lacrime del regno. Nello sfondo del titolo vediamo concretamente che Zelda unisce la sua mano con quella della divinità, a cui il trailer fa luce. Sono molto contenta che Monolith Soft abbia collaborato con Nintendo a Tears of the Kingdom e che soprattutto abbia tirato fuori il tema dell'Ouroboros. Infatti non vedo l'ora che il titolo esca e che vi porterò qui sul canale a Day One i gameplay del nuovo titolo Zelda. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi un mi piace e fatemi sapere qui in basso nei commenti se avete qualche vostra teoria interessante che io vi ascolto molto volentieri. Inoltre, non dimenticatevi di seguirmi per ricevere le notifiche sui prossimi video analisi di Xenoblade Chronicles 3, in cui metterò a confronto il 2 e l'1 e anche altri titoli precedenti in cui andranno a richiamare elementi essenziali, e soprattutto a nuovi generi che porterò qui sul canale come sto facendo con Splatoon e soprattutto altri JRPG interessanti. A presto!